Sì, Presidente, no, faccio una replica perché il silenzio su degli argomenti che io propongo non è un problema di lesa maestà nei miei confronti, ci mancherebbe altro, però è una spia, è un indice, è un tema. Cioè, anche qui, mi rivolgo alla maggioranza, potete decidere di mettere la testa sotto la sabbia, neanche fare la dichiarazione di voto e poi fare il voto contrario. Guardate però, lo dico, i consigli comunali non è una cosa che avviene, perché se ci sono quattro mura chiuse non pensate che questo consiglio comunale non sia seguito. Oggi quelle lavoratrici sanno benissimo che si discute di questo argomento, ma lo sanno per una ragione, perché hanno imposto loro questa discussione. Perché quando nel mese di aprile per quattro giorni consecutivi erano a fare il presidio sotto il comune di Pisa non prendendo lo stipendio, chiedevano a tutti quanti noi e a tutti noi che questa discussione venisse messa all'ordine del giorno. Quando fanno una lettera aperta, ribadisco, noi non pretendiamo di rappresentarle, perché i sindacati si autorappresentano, però proviamo ad avere delle antenne rispetto a quello che ci dice la città. E il silenzio su questo, vorrei capire cosa significa. Se è un silenzio assenso, noi ne siamo solo felici. Se invece è un modo di evitare la discussione, state tranquilli che la discussione la imporremo. Se oggi questo ordine del giorno passa nel silenzio, si chiederà un argomento urgente in tutto il Consiglio Comunale, a cui a quel punto facciamo la discussione chiedendo anche l'audizione delle organizzazioni sindacali e delle lavoratrici. Così vediamo se il silenzio si riesce a rompere su questa vicenda. Perché noi il silenzio lo staniamo in questo Consiglio Comunale. Per cui se l'atteggiamento della maggioranza è oggi di evitare il confronto, lo dico sin d'ora e lo propongo alle minoranze, di chiedere un argomento urgente, con le 12 firme e con le audizioni dei sindacati, e vediamo se questo dibattito lo riusciamo a fare. La disponibilità c'è, ma se l'atteggiamento è i panni sporchi ce li laviamo in casa, o altrettanto e chiudiamo le orecchie e gli occhi fin quando non troviamo una soluzione, allora qui diventa molto problematico, perché il problema è tutto quanto vostro. Perché la faccia sul fatto che quei salari li avete tagliati, è tutta quanta vostra. Sul fatto che le lavoratrici hanno dovuto scegliere se licenziarsi o prendere melmose, è tutta quanta vostra. E allora il silenzio diventa un'ulteriore complicità della vostra responsabilità. E di fronte a questo lo dovete fare di fronte alla città. Perché poi è bello parlare di lavoro, di tutela delle lavoratrici, di salari, quando si producono scempi come quello che avete fatto, che vi era stato detto anche. Perché nelle commissioni le organizzazioni sindacali l'hanno detto chiaramente quello che sarebbe avvenuto, che la quattordicesima non ci sarebbe stata e quello che avrebbe prodotto. E ci sono detto no, va tutto bene. Questa era la risposta che veniva data dall'assessore Munno costantemente in quella commissione. Quindi ognuno si assume la responsabilità. Se la responsabilità oggi è la maggioranza e il silenzio, sappiate che al prossimo Consiglio il problema si riporrà. E si riporrà molto peggio di come si è posto ora. Perché di fronte alla possibilità di apertura di un dialogo c'è il dialogo. Se il problema è l'imposizione della discussione, lavoreremo per l'imposizione di questa. Ribadisco un ulteriore elemento importante. Noi stiamo parlando di lavoratrici e quei servizi li tengono in piedi da decenni e bisognerebbe avere rispetto. La prima considerazione, il primo elemento con cui si dà rispetto alle lavoratrici è prenderli in considerazione, non far finta che non esistano.